Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, arrivano le pagelle delle cimirandieri, dei giocatori del Milan, ovviamente. Vi anticipo già che non ci saranno insufficienze perché ieri abbiamo giocato tutti quanti bene, chi più di altri, chi meno di altri, ma abbiamo giocato più o meno tutti quanti bene. E sono veramente contento di aver visto questo Milan qui. Magari giocassimo sempre così propositivi all'attacco, pressando sempre, ma vedremo cosa succederà nelle prossime partite. Allora, partiamo con le pagelle. Donnarumma senza voto. Senza voto perché è vero che ha preso due gol. Ma uno è stato annullato per fuorigioco, l'altro ha preso un gol su un rigore che non c'era, completamente inventato da Valeri, e per il resto è sempre stato spettatore, non pagante. Brioche, cappuccino, quattro chiacchiere col guardaline, quattro chiacchiere col quarto uomo anche, quindi. Non è veramente mai stato impegnato, tanto è vero che l'unico tiro in porta del Lecce è stato quello del rigore, quindi Donnarumma senza voto. Andiamo a Chiaier, voto 7. Altra buonissima partita di Chiaier che si dimostra di essere una sorpresa di questo Milan, perché all'inizio tutti quanti criticavano il suo acquisto in prestito dall'Atalanta invece dicevo, ragazzi, aspettiamo a criticarlo, vediamo che cosa farà poi effettivamente in campo. E ho avuto ragione io. E ho avuto ragione io perché si sta dimostrando un grandissimo difensore. Romagnoli, voto 7 anche per lui. Una partita, come al solito, molto ordinata, non deve fare granché perché Lecce non si è quasi mai reso pericoloso, appunto, ma le pochissime volte che è stato chiamato in causa ha risposto bene. Conti, voto 6 meno. 6 meno perché non è ancora il Conti che conoscevamo, cioè che conoscevo io all'Atalanta. Sì, è meglio di Calabria, per carità, ma non è difficile essere meglio di Calabria, però io da Conti mi aspetto di più. Ha sempre quella paura di mettere la gamba dopo quell'infortunio che ha avuto e poi la ricaduta che l'hanno praticamente tenuto fuori un anno dai campi da gioco. E quindi deve un po' migliorare in questo. Teo Hernandez, voto 6. Ieri Teo Hernandez ha giocato un primo tempo da 7, un secondo tempo da 5. Io ho fatto la media, siccome Teo Hernandez è secondo me il terzino più forte della Serie A. Non voglio essere troppo cattivo con lui, anche perché era la sua prima uscita dopo la ripresa del campionato per il lockdown, siccome contro la Juve non c'era in quanto era squalificato, e quindi non ho voluto essere troppo severo con lui, gli ho dato 6. Comunque, secondo me resta il miglior terzino sinistro della Serie A. Passiamo alla nota positiva della giornata, che si votò
6 e mezzo, 6 e mezzo perché sì, che ieri ha veramente giocato bene. Ha fatto veramente tutto quello che ci si aspetta da lui. Chiaramente i piedi sono quelli che sono, le qualità tecniche sono queste di che sì, non possiamo chiedergli di avere le qualità tecniche di Calhanoglu perché non ce l'avrà mai. Che sia un giocatore che ci mette il fisico, ci mette tanta quantità, ci mette tanta presenza, fa i contrasti, recupera palloni, ma più di questo non gli possiamo chiedere. E ieri questo lo ha fatto, quindi ottima partita anche di Kessié. Poi, Bennacer voto 6 meno. 6 meno, ieri Bennacer sottotono, non mi è piaciuto tantissimo. Ha fatto sì il suo, ma non si è dimostrato quel Bennacer che tutti abbiamo apprezzato nel Milan, da quando gioca nel Milan. Castiglio, voto 7 e mezzo. Castiglio 7 e mezzo. Ha fatto anche il primo dei 4 gol del Milan, solito impegno, e anche tecnicamente non è per niente male. E adesso passiamo al migliore in campo, Calhanoglu voto 8. Calhanoglu voto 8, c'è praticamente in quasi tutti i gol del Milan, ha una qualità tecnica spaventosa questo ragazzo. Io è da anni che lo dico, Calhanoglu è un grandissimo giocatore, il suo problema è la continuità. Ripetere prestazioni come quella di ieri, sempre, questo è il suo problema. Se impara a essere continuo, Calhanoglu veramente è un giocatore strepitoso. Rebic voto 7 e mezzo. 7 e mezzo, si vede che ieri aveva voglia di riscattarsi, aveva voglia di farsi perdonare il brutto errore contro la Juve quando ha fatto quell'entrata da Kung Fu. Ci ha messo veramente tanto impegno, e la cosa che mi è piaciuta di più, lasciando stare il gol, è stato quello scatto di 50 metri che è rientrato fino in difesa per recuperare un pallone. Lì si è meritato in pieno questo 7 e mezzo. Passiamo ah no, Buonaventura c'è anche. Buonaventura voto 7, autore del secondo gol del Milan. Buonaventura è un giocatore, come sappiamo, già con le valigie pronte a fine anno saluterà il Milan, ma la professionalità a questo ragazzo non manca. È sempre pronto, anche se a fine anno va via, non si fa influenzare dalle voci di mercato. E spero anche fino all'ultimo che il Milan possa cambiare idea su di lui e possa rinnovare il contratto. Passiamo ai nuovi entrati. Ah no, scusatemi, mi dimentico sempre, c'è anche Leao, voto 6. I nuovi entrati, passiamo. Leao 6 e mezzo. Ha fatto il gol del 4-1, si è dimostrato comunque più voglioso delle altre volte. Ha anche messo in mostra le sue indubbie qualità tecniche. Gabbia, voto 6 meno. Non mi sento di dargli l'insufficienza, anche se ha causato il rigore, semplicemente perché il rigore non c'è, quindi
Per il resto ha fatto il suo e quindi abbia avuto 6 meno. Selemakers e Bilia sono senza voto perché sono entrati troppo. Cioè troppo pochi minuti per essere giudicati. Pioli voto 7, nonostante sappia che fra 2 mesi se ne va via. Ha comunque voglia di portare il Milan in Europa League. Queste, ragazzi, sono le pagelle. Un ultimo pensiero mi sento di esprimerlo per Pierino Prati, che è morto ieri all'età di 73 anni. Io come calciatore non l'ho conosciuto perché io sono nato nel 90, quindi non ho mai visto Prati giocare, ma esprimo le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate un like, iscrivetevi, condividete il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao, sempre Forza Milan!